Ci guardiamo una grande challenge qui dall'auditorium di Arzachena, regolamento 3 tocchi, partita inedita, un fuori gara, una challenge di estremo livello, Omini Rossi per Placido Rossoni contro Caruso Rosica, Omini Blu, tutto a 3 tocchi, Rosica in porta, Caruso avanti, con Rossoni in porta e Placido avanti si apre la partita dal 2 pari. Con una frusta centrale, stop e frusta centrale da parte di Caruso e poi Rosica. Deviazione mette la firma per il quarto gol. Momento di riflessione intanto per la coppia pescarese. Tre tocchi con battuta dal centro. Fate caso ragazzi al regolamento e non vedrete mai più di 3 tocchi per ogni azione, compresa di parata. Vedete in questo caso retropassaggio, retropassaggio e tiro di Rosica. Già toccata, deve attendere che la palla vada in porta. Retro, 1-2 e il terzo. Regolamento particolare. Una grande challenge tra 4 icone del calcio balilla italiano. È sempre spettacolare vedere due coppie del genere sfidarsi all'ultima pallina. Intanto Rosica ancora dalla porta trova il varco. 5-2 Rossoni, guardate la pulizia nel tiro, bellissima sponda larga da sopra. A mano chiusa e poi Placido. Chiamato il fallo per tocchi. Di fronte a un livello del genere c'è veramente poco da dire. Ci limiteremo magari a commentare alcune azioni, quelle un po' più complesse, un po' più veloci, se le giocate lo permetteranno, e qua si stanno veramente raggiungendo delle velocità pazzesche. Bellissima sponda a mano chiusa, larga da parte di Rossoni. Avete appena visto una grande chicca, poi ancora 2-5 da parte della coppia Rosica Caruso. Grande pressing da parte di entrambi gli attaccanti che stanno veramente dando molto spettacolo. Partita disputata con la formula dei vantaggi a 4. Primo gol segnato per la coppia Caruso-Rosica. Dopo un bel pareggio ottenuto dai pescaresi, Placido Rossoni. Caruso di estrema precisione, mette la firma in mediana. E poi cosa fa Veronica centrale da parte di Massimo Caruso? Trova il varco proprio al centro porta. E poi Placido accorcia la distanza, 3-1 in questi vantaggi a 4.
Tenta il doppio passo Caruso. Da sotto a sopra. E poi Rossoni trova la firma con una Veronica finta probabilmente di sponda esterna, sponda verso l'esterno di passaggio in mediana. Trova la marcatura di Caruso spiazzata. 3-2, intanto una piccola discussione sui tocchi. Trovato subito il compromesso. Leggero break, poi si riparte sul 3-2. Retropassaggio di Caruso per Rosica che commette un'infrazione per tocchi. Tenta la Veronica Caruso dal 3. Bellissimo volantino a due sponde da parte di Placido che recupera la partita e poi addirittura si porta in vantaggio con un secondo volantino consecutivo. Sempre vantaggi a 4 in questa challenge a regolamento 3 tocchi qui dall'auditorium di Arzachena. Come sempre il nostro invito è quello di aiutare il canale, il Calcio Balilla, mettendo un like a questa partita se vi sta piacendo e magari una condivisione. Intanto ritorniamo in partita sul punteggio di 1-0 per Rossoni Placido, Caruso che batte una sponda e poi Cinese fulminea da parte di Caruso che pareggia il risultato, si opta per i vantaggi a 4, uno pari, ancora vantaggi a 4. Diciamo, tratto peculiare anche di queste challenge è la completa gestione in maniera autonoma da parte dei quattro atleti che in caso esprimano una preferenza rispetto ad un finale che può essere il vantaggio a 2, la pallina secca, il vantaggio a 4. Sono liberi chiaramente di giocare come meglio credono. In questo caso si opta per il vantaggio a 4. Vantaggio a 4, una formula probabilmente in grado di far esprimere i giocatori al massimo ed evitare il più possibile, per quanto possibile, la sconfitta o la vittoria, grazie o a causa. Magari due gol fortuiti consecutivi. Intanto abbiamo appena visto il gol dalla coppia pescarese. Una spondina. E poi Rosica di precisione, quasi chirurgica, trova il pareggio con una bellissima sponda a mano chiusa, questa volta nella parte sotto del campo. Ancora Rosica, grande partita, grande prestazione per l'atleta campano che prima pareggia e poi trova il gol del sorpasso. Piccolo break da parte di Placido che
risistema il grip per poter giocare. Palla in mediana, Massimo Caruso. Chiamato infrazione, d'accordo tutti e quattro i giocatori, Caruso chiede soltanto spiegazioni. Riparte Mirko Placido in mediana. Pareggio ancora, grande partita, grande livello, livello sicuramente equilibrato. Tenta il cavalluccio a strappo Mirko Placido dal 3, quasi sempre opta per una conclusione di prepotenza, ma non per questo. Senza precisione, strappa in questo caso la palla, rosica, fa buona guardia alla porta. Lascia andare troppe volte forse la pallina, rosica, e Mirko Placido ne approfitta con un cavalluccio strappo. E poi Caruso con il centrale. Che partita, ragazzi. C'è veramente poco da dire. Analisi della partita in questo senso quasi solamente descrittiva, perché si rasenta un gioco quasi perfetto, chiaramente qualche piccolo errore come in questo caso abbiamo appena visto da parte di Rosica, ma non per questo. Bellissimo gol intanto, non facciamo in tempo a finire una frase che subito succede qualcosa di straordinario. Dicevamo qualche piccolo errore ogni tanto, ma non per questo errori che vanno ad influire sul voto finale poi degli atleti a livello di prestazione, perché si vedono delle cose fuori dal normale, indubbiamente fuori dall'ordinario. Cerca il recupero Rosica con l'ennesima spondina dalla porta, questa volta un po' sporcata. 2-1 per la coppia Placido Rossoni. Si butta un po' in ridere per sciogliere lo spirito. Tenta la cinese Caruso, questa volta nulla di fatto, non riesce a pizzicare. E poi recupera di prepotenza, Caruso in mediana, due pari, ancora 0-0-4. Super partita tre tocchi sul tavolo Framesport, modello CR Factory. Autorete questa volta da parte di Rossoni. Ancora 4, nulla di fatto, si prende un attimo per ristabilire il morale. Simone Rossoni poi torna in campo, palla in mediana a Placido. E poi Rosica ancora, veramente, quanti gol dalla porta sta facendo di spondina.
E poi Caruso allunga. Marca in mediana, la palla torna in avanti col 3, non se la fa scappare. 2-1 però Placido ancora con il volantino, con un volantino magico. Chiamato il fallo da parte di Caruso. Di prepotenza Caruso segna il 3-1. E poi Rosica chiude la partita, grande partita qui al palazzetto di Arzachena.